Svegliati Alessandria, buongiorno a tutti. Ci troviamo qui in via Parri, al quartiere Cristo di Alessandria. E questo che vedete è un caseggiato di proprietà dell'ATC. Siamo ritornati qui a distanza di alcuni mesi, eravamo venuti in estate e questa impalcatura purtroppo non è ancora stata smantellata, nonostante alcune voci che lo davano quasi per certo. Buongiorno professore, ancora nulla di fatto qua da Via Parri. Nulla di fatto e ritorneremo perché abbiamo raccolto come dire, L'invito di... l'invito, le lamentele, le continue anche degli abitanti e soprattutto la sottolineatura della beffa, perché mentre certe cose erano date per scontate al punto che anche gli organi di stampa ne avevano parlato, anche la TC ne aveva parlato, in realtà è tutto come prima, o almeno guardate, Sì, guardate sì. voi stessi, guardate, guardate voi stessi, una parte è liberata, ma c'è ancora quel saliscendi, quella specie Certo. di non di gru, ma di ponteggio mobile, di là invece ancora, e anche da quest'altro lato. Guardate com'è stata rovinata questa palazzina, no? Perché questa palazzina era uguale, identica, almeno Possiamo fare un confronto con queste come mattonelle. esterno, oppure quelle là che sono le gemelle. Guardate com'è stata rovinata. Beh, qui c'è ancora tutta Praticamente hanno l'impalcatura. messo del polisterolo, via. Guardate. Qui c'è ancora tutto il cantiere, il ponteggio. Naturalmente noi in settimana, se riusciamo a organizzare, faremo un incontro con i residenti, perché dalla loro viva voce vogliamo sapere come stanno le cose, oltre a quello che si vede oggettivamente. Facciamo un giro qui intorno perché il cantiere prosegue. Tra l'altro mi sembra che sia tutto fermo qua, professore. I lavori pare siano finiti, siano terminati. Guarda, sul 110% a livello nazionale abbiamo visto che fine hanno fatto. Era una Certo. bellissima norma di legge quando è uscita, perché avrebbe messo in circolazione moneta fiscale, quindi una moneta parallela che senza andare a toccare le monete reali, le monete di zecca. Hanno, secondo molti economisti, hanno diciamo, la funzione di mettere in moto settori dell'economia, la cessione del credito, eccetera, Certo. eccetera. E naturalmente il nostro amico di Goldman Sachs ha voluto depotenziarla, ha voluto piano piano diminuirla, ha voluto quindi farla spegnere questa norma, no? E quindi le imprese sono in difficoltà, evidentemente. Arriviamo fino qui, E qui c'è il cantiere. questa potrebbe anche essere una motivazione, non è certamente una motivazione valida per lasciare, ma noi vediamo in città e leggiamo che interi palazzi ormai sono prigionieri delle impalcature, perché le imprese si sono trovate in difficoltà, le banche non hanno accettato, accettano al ribasso la cessione del credito, e questo è quello che è successo. Grazie al nostro amico di Goldman Sachs. Ecco, è stato lui, evidentemente. 2 anni fa, quando è uscita, 2 o 3 anni fa, era una norma gioiello. Non si spendeva una lira. Adesso, se va bene, devi spendere il 30% Va se bene. va bene, eh. Va Va bene. bene, a questo punto, con questa piccola digressione di carattere nazionale, vi lasciamo con questa visione un po' apocalittica, se vogliamo. Pensate che lì dentro ci abitano da mesi delle famiglie. Arrivederci.